Benvenuti all'ottava edizione del telegiornale di Argenta. In seguito al crack della Coop Costruttori, abbiamo seguito la manifestazione di protesta organizzata dai componenti del CARSPAC il 3 aprile per le vie di Argenta. Il servizio di Francesco Chiari e Andrea Trevisani. Siamo costretti a manifestare perché troppo penalizzati, perché abbiamo bisogno, perché sopravvivere oggi è come morire. Facciamo questa manifestazione perché non abbiamo avuto un rientro dei nostri soldi in maniera soddisfacente. E perciò insistiamo fino a quando non avremo una risposta più adeguata ai nostri bisogni. Ma noi siamo sempre, cioè, come rappresentante di questo comune, siamo sempre stati sensibili a questo problema della Coop Costruttori, abbiamo sempre partecipato a tutte le riunioni che il CARSPAC ha condotto e anche in questa occasione ci sentivamo con la nostra presenza di farci sentire vicino ai nostri cittadini che sono stati colpiti da un crack così importante e doloroso. Abbiamo intervistato il sindaco Giorgio Bellini per conoscere la previsione di bilancio del 2008. Il servizio di Giacomo Bolognesi, Francesco Chiari. Le linee che abbiamo seguito come amministrazione per l'impostazione del bilancio di previsione 2008 seguono alcune linee principali. Prima di tutto il contenimento dei costi di questa pubblica amministrazione e quindi le spese che erano previste per il 2007 sono rimaste tali e rimarranno tali anche per il 2008, intendo spese e costi dei servizi che il Comune dà ai nostri cittadini. La seconda strada sugli investimenti è stato quello di investire di più su tre settori importanti. Uno è lo sviluppo economico, quindi noi cerchiamo di rilanciare, abbiamo cercato di rilanciare il nostro territorio andando a realizzare una nuova area industriale di 10 ettari per impiantare una fabbrica di lavorazione del pomodoro che dovrebbe aprire il prossimo anno nel 2009 e questo portare ovviamente sviluppo e benessere al nostro territorio. Il secondo sulla manutenzione stradale e la sicurezza stradale delle strade comunali, il terzo settore è quello proprio della scuola e dell'educazione in cui noi investiamo quest'anno per ampliare prima volta dopo anni una scuola elementare, continuiamo ad investire anche in attrezzature per gli altri nostri poli scolastici, continuiamo ad investire sull'università, che è un altro elemento molto importante a cui noi dedichiamo molta attenzione e anche risorse. Si è svolta presso l'ospedale Mazzolani Vandini una conferenza sull'importanza della raccolta differenziata dei rifiuti. Il servizio di Francesco Chiari e Andrea Trevisani. L'ospedale di Argenta è la prima struttura, a capo all'azienda Unità Sanitaria Locale della provincia di Ferrara, che può presentare la realizzazione di un progetto per la raccolta differenziata. Questo progetto, l'amministrazione in corso, diciamo, ha cominciato a ragionarlo all'interno di un tavolo che è stato istituito presso la provincia, a cui partecipano appunto l'ATO, l'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, la nostra società che gestisce i rifiuti di Soeglia e il Comune stesso. Differenziare i rifiuti costa al singolo cittadino tempo e fatica, mentre i vantaggi economici ed ecologici vanno all'intera comunità. Quindi la teoria, diciamo, degli economisti, dell'agente economico individualista, fa molta fatica a spiegare perché le persone devono risanare, vanno a votare, riciclano i rifiuti, perché ognuna di queste attività comporta dei costi, mentre i benefici sono residui per l'individuo ma enormi per la società. Ed Argenta, io credo che il capitale sociale sia molto forte. Con le nostre telecamere siamo andati a riprendere il convegno organizzato dall'azienda Soelia sul fotovoltaico. Il servizio di Francesco Chiari, Andrea Trevisani, Giacomo Bolognesi. I temi del risparmio energetico, i temi dell'efficienza energetica, della generazione distribuita sono tutti argomenti, temi con i quali dovremo sempre di più fare i conti. Abbiamo un impianto fotovoltaico da fonte rinnovabile. Stiamo promuovendo il risparmio energetico, stiamo portando avanti dei progetti di risparmio energetico con il Comune di Argenta. Abbiamo realizzato questo impianto fotovoltaico da 50 kW, è formato da 288 pannelli di silicio policristallino,
Ogni pannello ha una potenza watt di picco di 170 watt di picco, è suddiviso in stringhe da 16 pannelli. Questi pannelli vengono convogliati a 9 inverter. I 9 inverter elaborano i dati in base alla tensione e viene poi inviato tutta la corrente prodotta a un trasformatore, e dal trasformatore arriva al collegamento connessione Enel. Il signor Venturi ci ha aperto le porte del suo laboratorio per mostrarci il suo lavoro di riparazione di televisori, il servizio di Giacomo Bolognesi. Dunque, questo mestiere io l'ho iniziato in collaborazione con mio fratello nel 1978, ma sta scomparendo perché il nuovo sistema, diciamo così, di commercializzazione è proiettato verso l'usa e getta delle parti e dei beni che si usano nelle famiglie. Le difficoltà legate alle apparecchiature di nuova tecnologia sono più che altro legate al fatto che non c'è ancora un mercato che possa offrire i ricambi stessi di queste nuove tecnologie. Ma io spererei che ci fosse sempre qualcuno che portasse avanti questo tipo di lavoro, anche perché io ci credo nella riparazione. Siamo andati a Casa Fumolo per intervistare la famiglia di Martina e chiedere loro come affrontano le spese e le cure che la bimba deve sostenere. Allora, Martina è nata il 2 novembre del 2003. Alla nascita sembrava fosse andato tutto bene. Poi, quando ce l'hanno portata in camera, abbiamo notato che la bambina aveva dei piccoli tremori. Poi, dopo un paio di giorni, ovviamente, hanno dovuto constatare che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Che ci ha diagnosticato che la bambina aveva avuto una paralisi cerebrale. Martina ha acquisito nuove capacità motorie nel corso degli anni? Sì, certo. Soprattutto da quando siamo stati su in questi due corsi che abbiamo fatto in Slovacchia. La sessione consiste in minimo 15 giorni di permanenza sul posto. E è una terapia intensiva, vale a dire che fanno dalle 7 alle 8 ore al giorno di riabilitazione. La terapia costa 2.800 euro per 2 settimane. A questa cifra naturalmente c'è da aggiungerci il viaggio e la permanenza dell'accompagnatore. Quindi per 15 giorni la spesa è di circa 5.000 euro al mese, 4.800 euro. Ecco. Siamo tornati di nuovo all'ospedale Mazzolani Bandini per vedere come procedono i lavori per la costruzione della nuova ala dell'ospedale. Il servizio di Francesco Chiari e Andrea Trevisani. La realizzazione di 48 posti di degenza più sale operatorie che verranno successivamente e una serie di impianti a corredo di per far funzionare tutta la struttura. Finora siamo nei tempi, poi il futuro non si può conoscere, però presumo che finiremo nei tempi. Nell'aprile del 2009 dovremmo avere tutto il blocco disponibile per l'apertura dei reparti. Saranno i reparti chirurgici che adesso trovano sistemazione all'interno dell'ospedale, l'ortopedia con i suoi 20 posti letto, la chirurgia ginecologia con 24 posti letto, poi ci saranno i 4 posti letto della terapia semi-intensiva, quella che è la DEA, e inoltre ci saranno 6 posti letto di day hospital, di day surgery, un ospedale veramente nuovo. Come ultimo spettacolo dell'anno, al Teatro dei Fluttuanti, è andato in scena Costole, spettacolo comico di Leonardo Manera con un grande successo di pubblico. Il servizio di Andrea Trevisani, Giacomo Bolognesi, Sara Barattoni e Francesco Chiari. Anche Adamo ha fatto così. Ha rotto una costola, ha aspettato. Il giorno dopo si è trovato una donna. Io di costole ne ho rotte 4. È un mese che aspetto. Un anno e mezzo fa ho rotto 4 costole veramente giocando a pallone. Allora, nel periodo di convalescenza, ho scritto questo spettacolo, quindi è nato da questo episodio vero e molto doloroso, perché rompere le costole è una delle cose più dolorose che possano capitare, quindi comunque è nato da lì. Ma in realtà già lo spettacolo precedente era uno spettacolo di teatro comico come questo, e in realtà dal vivo più o meno ho sempre fatto questo tipo di cose. La televisione, che alla fine è uno strumento diverso, dove 4-5 minuti di fare cose televisive, però per chi fa questo lavoro la cosa più gratificante è sempre fare lo spettacolo dal vivo in teatro. È già la seconda volta che vengo ad Argento e mi sono trovato bene anche stavolta come la precedente.
Come ogni mese, siamo scesi per le vie del paese per sentire il punto di vista degli argentani. Questo mese abbiamo chiesto il parere degli argentani sulle recenti elezioni politiche che hanno visto protagonista il nostro paese. I servizi di Giacomo Bolognesi e Andrea Trevisani. Perché è caduto il fatto che sono cretini, perché non hanno aiutato gli operai, tutto lì. Non è stata colpa di Prodi, è derivato dalle divisioni politiche che c'erano all'interno del partito. Per una serie di motivi un po' dovuti al scarso impegno della sinistra, un po' per carenza proprio di politici secondo me. Perché non ha avuto un appoggio adeguato nella coalizione, come si sa dai vari Mastella, dai vari Bertinotti eccetera. Per l'aumentata criminalità, anche perché in Italia già esistono, già abbiamo abbastanza criminalità, quindi non abbiamo bisogno anche di importarne. La gente non ha capito bene quello che è stato fatto in questi due anni, nonostante le critiche, ha dovuto risanare un bilancio a quanto pare allo sfascio e si è reso impopolare sicuramente, e questo ha giocato a sfavore della sinistra. Per la nuova rubrica del personaggio del mese abbiamo intervistato il signor Lino Dal Monte, presidente della fondazione Aiutiamoli a Vivere di Argenta Alfonsine. Il servizio di Annika Conficconi. La fondazione Aiutiamoli a Vivere si occupa di infanzia in difficoltà. Noi operiamo principalmente nella Repubblica Bielorussa, nella Repubblica Popolare del Congo e nei campi profughi della Palestina. Sulla Bielorussia operiamo su tutto il territorio, sia verso gli internati, cioè gli orfanotrofi, e verso i villaggi rurali. Nella Repubblica Democratica del Congo invece operiamo principalmente in una regione posta 30 km dalla capitale Kinshasa, Kimbondo, dove c'è una missione di suore italiane del Sacro Cuore che lavora in questo paese da circa 20 anni. La nostra fondazione ha 172 comitati sparsi in tutta Italia, facciamo venire in Italia nelle nostre famiglie circa 5.000 bambini all'anno e attuiamo progetti permanenti in Bielorussia per un importo di circa 3-4 milioni di euro l'anno. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione.